Qualche mese fa ho fatto un giro su Amazon perché ero davvero incuriosita, stavo cercando notizie, perché di solito Amazon lo fa, no? Mette l'uscita, mette in preordine alcuni dei romanzi, alcuni, quasi tutti, insomma i romanzi degli autori che pubblica la casa editrice di Amazon Publishing e quindi prepara il lettore all'uscita dei romanzi degli autori preferiti. Allora io qualche mese fa mi ero fatta un giro per controllare se uno dei miei autori italiani preferiti contemporanei stesse per uscire con un nuovo romanzo e purtroppo non avevo ricevuto notizie e mi ero molto abbattuta, se non che proprio questo stesso autore, per fortuna, qualche settimana fa mi ha scritto per avvisarmi che stava per uscire il suo ultimo romanzo, chiedendomi se mi andava di leggerlo. E io, ovviamente, non mi sono lasciata sfuggire l'occasione. Sto parlando di Riccardo Bruni. E il romanzo si intitola La promessa del buio. Questo romanzo esce oggi ed è davvero bellissimo. Ho avuto la fortuna, il piacere di leggerlo in anteprima, quindi adesso te ne parlo perché al di là della trama che puoi velocemente reperire su Amazon, ti voglio consigliare la lettura di questo romanzo perché ha una struttura a livello tecnico così interessante e utile da studiare se stai pensando di scrivere un giallo, un thriller o un noir, che ti può davvero essere utile perché Riccardo Bruni è un autore che ama mescolare, insomma, è un autore che ha una sua complessità, progetta sempre le storie con grande precisione e riesce a restituire sempre delle storie molto articolate e abbinate poi a un livello di scrittura davvero interessante e a uno stile riconoscibilissimo. E quindi questo dà sempre una grande soddisfazione al lettore, perché il lettore si ritrova a leggere una sua storia e ad essere veramente soddisfatto e a terminare l'ultima pagina davvero sazio, felice di aver passato un paio d'ore o anche di più in compagnia di una storia così originale e interessante. Il romanzo potrebbe sembrare ad una prima occhiata insomma, potrebbe sembrare poco originale. Perché? Perché l'autore fa subito una dichiarazione di intenti ed è una cosa che salta subito all'occhio se uno legge anche la trama del romanzo sulla scheda libro di Amazon, è che questo romanzo inizia con la registrazione di una audiocassetta da parte di un personaggio che si chiama Vanni ed è un personaggio che si sta per togliere la vita e prima di morire nel 2017 registra questa audiocassetta che poi manda al suo socio, al suo vecchio socio di quando era ragazzo, che si chiama Bebo, il vero protagonista di questa storia. L'escamotage della registrazione della cassetta, come sappiamo, in realtà è un qualcosa che è diventata famoso, comunque che è un escamotage narrativo, un espediente narrativo utilizzato nel romanzo di J. Asher 13 e quindi anche nella serie TV, in particolare quella di Netflix, che è stata tratta dal romanzo, che è famosissima. Ma lo stesso protagonista, mentre fa la registrazione, che poi viene trascritta nel romanzo, ammette questa cosa. Quindi Riccardo Bruni non ha scopiazzato nulla, semplicemente ha utilizzato l'idea per dare la voce a uno dei suoi protagonisti, a uno dei protagonisti di questa storia. L'ho trovata una buona trovata perché è un espediente letterario che permette a questa storia di avere una complessità a livello di trama non indifferente. Questo è un romanzo che io consiglio a chi appunto vuole progettare e ragionare sull'efficacia di una trama per un buon thriller, un buon noir, un buon giallo. Qui ci sono tre fabule che si intrecciano e vanno quindi coincidere e a terminare in un unico finale, ovviamente. Abbiamo una prima fabula ambientata nel 1992 ed è scritta come un flashback al presente narrativo, importantissima tecnica, ne parlo tantissimo, cerco sempre di spiegare ai miei autori come scrivere un flashback al presente narrativo. In realtà è una cosa semplicissima, però molti non la fanno, andando a raccontare un flashback sempre con i tempi al passato, e questo fa perdere di emotività, di intensità alla lettura, perché se scrivi una scena al presente sembra che stia accadendo in quel momento, quindi ovviamente il lettore è più invogliato a proseguire nella lettura, perché si sente partecipe della storia che si sta svelando davanti ai suoi occhi. Se invece la narri al passato, spesso è meno coinvolgente. Quindi Riccardo Bruni sceglie di raccontare questo flashback ambientato nel 1992 al presente narrativo e ti posso assicurare che è di grande effetto. La seconda fabula, invece, sono dei brevissimi capitoletti in cui l'autore trascrive, il narratore, insomma, ci fa conoscere la trascrizione di queste audiocassette che Bebo, il protagonista della storia, ascolta mentre fa un viaggio in macchina verso una meta precisa, che poi ovviamente leggendo il romanzo uno comprende cosa va a fare. Le trascrizioni sono brevi, sono restituite molto bene perché si tratta di linguaggio parlato, quindi l'autore è riuscito a restituire questi monologhi che Vanni fa prima di suicidarsi e non è semplicissimo quindi restituire quello che è il linguaggio parlato, se poi pensiamo che invece le altre due fabule sono fabule che servono esclusivamente per raccontare, sono fabule narrative e quindi non vi è una predominanza di linguaggio
parlato, quindi fantastica anche il modo in cui è riuscito Riccardo Bruni a restituire il registro linguistico di questo personaggio, che in effetti non esiste tangibilmente perché è morto, però è colui che dà il via alla storia, è il vero e proprio motore, l'incidente scatenante che fa sì che la trama prenda il via. La terza fabula di questo romanzo racconta invece, e siamo al presente, le gesta di Bebo. Bebo che riceve questa audiocassetta, e dove da un lato ci sono le canzoni del rock del 1992, quelle che lui e Vanni ascoltavano quando erano adolescenti, mentre dall'altro appunto trova dei minuti in cui Vanni gli racconta come sono andate davvero le cose in quel lontano 1992, e Bebo reagisce a queste dichiarazioni di Vanni, si mette in macchina e inizia un percorso, inizia un viaggio. Queste tre favole quindi alternano dei flashback, quindi gesta del passato, monologhi di Vanni, e terza parte al presente, quindi andando a incrociare, alternando sempre queste tre favole, fino alla fine del romanzo. Quindi la suspense del lettore rimane sempre molto alta, l'attenzione pure, perché alternando sempre queste tre favole distinte, il lettore non arriva subito a comprendere che cosa sta per succedere e come andrà a finire il romanzo. E per un autore che scrive, che vuole scrivere un giallo, un poliziesco, un thriller o un noir, queste sono caratteristiche fondamentali. Se il lettore comprende come va a finire la storia a pagina 10, ovviamente il romanzo è da buttare, da cestinare. Riccardo Bruni invece riesce sempre a progettare le storie in un modo raffinato e a far sì che ci sia un crescendo continuo dall'inizio, per poi arrivare ovviamente all'acme e al finale, che sempre soddisfa. Riesce a tenere altissima l'attenzione del lettore. Anche questa volta, infatti, ho divorato il romanzo in pochissimo tempo e ne sono rimasta veramente soddisfatta. Un'altra nota di merito personale che faccio da un punto di vista proprio di editor è la capacità di scrittura di Riccardo Bruni. Riccardo riesce ad alternare frasi minime con frasi un po' più lunghe, poi un po' più lunghe ancora. Ha un ritmo di scrittura davvero raffinato, che si vede che ha coltivato nel tempo e su cui ha lavorato moltissimo. C'è una costruzione del periodo che si ripete e dà veramente un ritmo alla storia così interessante. Fa restare spesso il lettore su un determinato punto, lo fa andare molto più veloce in altri, quindi la lettura diventa quasi famelica in altri punti, e questo si può fare solo quando un autore è davvero in grado di giocare con le parole e di utilizzarle al suo servizio. Quindi La promessa del buio, Riccardo Bruni, consigliatissimo a tutti gli aspiranti scrittori di gialli, di thriller, di noir e di polizieschi. Sono sicura che anche tu troverai questi spunti tecnici interessanti, proprio perché ricostruendo lo scheletro, la struttura di questa storia anche su un pezzo di carta mentre leggi il romanzo, ti potrai veramente rendere conto della complessità della progettazione di una storia del genere, di quanto sia importante progettare la costola, la struttura, lo scheletro di un romanzo giallo, perché se qualcosa scricchiola, se qualcosa non funziona in un thriller, ovviamente il romanzo non convince e il lettore deluso rischia di non lasciare una recensione negativa, oppure di andarsene per sempre e non dare più una possibilità a quell'autore in futuro. Riccardo Bruni è uno scrittore intelligente che non delude mai. Ho letto tutti i suoi romanzi fino ad ora e sono veramente felice di consigliarlo, perché è uno scrittore che ad una ottima scrittura abbina una raffinata progettazione.